più folcloristici sicuramente. Allora, velocemente andiamo a vedere gli altri servizi e poi andiamo a parlare ovviamente con tutti quanti i nostri ospiti in tribuna. Barbara, a te. E allora dalla Serie C2 ci spostiamo in Serie D con Alta Valagarina Trento. Grazie Giampiero Lui, a voi il servizio. Il Trento si aggiudica nettamente il derby in casa dell'Alta Vallagarina davanti a oltre 500 persone, un 4-0 finale che non ammette repliche, ma è stata partita vera fino al 25esimo della ripresa, fino al raddoppio dei gialloblu che ha frustrato le speranze di pareggio della formazione di Pistolato, che resta ancora 0 gol segnati dopo 6 partite di campionato, 540 lunghissimi minuti. Veniamo alla cronaca, parte bene la formazione di casa al 6° minuto, un cross in area per Cicuttini che va al tiro, ribattuto in angolo da un difensore. Al 12esimo però difesa dell'Alta Vallagarina colpevole, il corner di Pontalti, si inserisce il difensore Agosti che di testa batte Scali, uno schema per Capuzzo che questa volta porta al primo gol. 14esimo ancora Trento in proiezione offensiva con Bortolotti che conquista un angolo e la palla ribattuta al limite, Pontalti dalla bandierina per l'avanzante Camalleri che va al tiro deviato di poco sopra la traversa. 20esimo replica l'Alta, lancio per Cicuttini che dal limite dell'area controlla bene, cede l'indietro per Leonardi che va al tiro di prima intenzione con palla sopra la traversa. Al 26esimo dribbling e cross dalla destra di Torresani che Mele non riesce a raccogliere sul lato opposto dell'area di rigore. 35esimo azione sulla sinistra di Camalleri per Bortolotti che va al tiro, ribattuto, palla per sé, solo tiro cross senza fortuna sopra la traversa. Al 37esimo da Bortolotti palla al centro per Perro, parata di Scali. 39esimo l'ultima mazzone del primo tempo, corner di Mele, palla sul primo palo per Amofà che si esibisce in una rovesciata spettacolare ma fuori bersaglio. Nella ripresa squadre immutate, al 3° minuto ci prova l'Alta Vallagarina, da tre quarti Mele in area per Cicuttini che cerca un aggancio problematico, spalle alla porta che non riesce. Al 4° punizione della sinistra del solito Mele direttamente in porta, è l'unica vera occasione da rete dell'intero incontro per l'Alta, ma è bravo ancora una volta il Sellan sul primo palo a deviare in corner. Al 7° replica del Trento con Bortolotti che ci prova dalla distanza con palla che si perde però sul fondo. Al 13esimo Pistolato che ancora una volta sceglie di non andare in panchina, opera un doppio cambio, Diop per Leonardi e Ticò per Amofà. Al 20esimo però ancora un doppio dribbling secco del neoentrato La Vecchia che cambierà il match, palla per Bortolotti centroare che non ci arriva. 21esimo contropiede del Trento, Perlini fa le prove del secondo gol, riceve dal limite, spara a rete, palla sul primo palo fuori di poco. Al 22esimo ancora cross di Pontalti, Bortolotti solo di testa, miracolo di Scali che respinge e poi Filizzola da due passi manda sul palo. Al 25esimo il raddoppio che chiude la gara, improvvisa accelerazione della Vecchia, servito da Sessolo con un delizioso pallonetto libera solo a tu per tu con Scali, il compagno Perlini che fa secco il portiere con un tocco di precisione. Al 36esimo ormai l'Alta Vallagarina non c'è più, La Vecchia se ne va indisturbato sulla sinistra, cross al centro con il radar per Sessolo che sul secondo palo in semi rovesciata fa trisse. Ed infine il 4° gol al 39esimo, ancora La Vecchia irresistibile sulla sinistra, altro traversone al bacio per Bortolotti che di testa schiaccia in rete. È 4-0 che decide questo derby in favore del Trento. Rientrati dal servizio, siamo pronti a parlare ancora di calcio, questa volta grazie a un servizio.